Io non faccio il sottosegretario, non faccio il parlamentare, nulla di tutto questo. Noi siamo diversi, siamo persone che fanno battaglie per le idee. Vi vedo entusiasti all'idea che si perda. Vorrei dirvi che noi queste primarie cercheremo di vincerle, la facciaccia vostra. E cercheremo di vincerle, perché se le vinciamo noi si conclude un lungo percorso e ne inizia uno nuovo. Qual è il lungo percorso? Quello iniziato 2 anni fa con una mia intervista a Repubblica, che non si filò nessuno, era un'intervista fatta da un bravo giornalista di Repubblica che si chiama Umberto Rosso, dove io parlai, dice: ma cosa farebbe lei nella classe dirigente del centro-sinistra? Ma guardi, io credo che dobbiamo cambiare, bisognerebbe che quelli che stanno in Parlamento da troppi anni lasciassero e che si arrivasse alla rottamazione senza incentivi. Parola molto contestata, perché quella parola è sembrata una parola antipatica nei confronti degli anziani. Te vuoi rottamarci, cioè te vuoi fare a meno dei vecchi? No, io voglio fare a meno di quelli che da 20 anni stanno fissi in Parlamento. Se no, l'hai detta male. E guardate, questo tema è vero, nei sondaggi siamo testa a testa, tra gli anziani invece io sono nettamente sotto. Perché? Perché forse è passato il messaggio che questo ragazzino vuole fare a meno delle persone anziane. Ma non è questo. Noi non vogliamo fare a meno degli anziani. Noi vogliamo dire che in un mondo che cambia a un ritmo impressionante non è possibile mantenere nei posti di comando sempre le stesse facce. Non è possibile che intorno a noi cambia tutto e l'unica cosa che non cambia sono i volti di chi ci governa. Fateci caso, se voi eravate nel PC, quanti di voi erano nel PC? La maggioranza, Partito Comunista Italiano, va bene? Poi a un certo punto siete entrati nel PDS, poi siete entrati nei DS, poi siete andati nel PD. Se voi eravate nella DC, ADC, IPP, la Margherita, il PD, e potrei continuare con i socialisti, eccetera. Voi avete cambiato tante volte il partito, avete cambiato anche il simbolo del partito. E c'era la quercia, poi avete preso l'ulivo, qualcuno ha preso la margherita, qualcuno in casa, siamo andati nel deforestato mezzo Italia, però le facce di chi ci rappresenta sono rimaste le stesse per 20 anni. Io ho soltanto detto: se vinciamo noi questi signori vanno a casa. Ho soltanto detto: se vinciamo noi si dimezza il numero dei parlamentari, se vinciamo noi si eliminano i vitalizi, che non ha senso, non ha senso.